Siamo qui a fare un servizio video su che ne pensate, che ne pensano gli abitanti del progetto casa e del dipinto. È una cosa positiva secondo me, perché finalmente si porta un po' di spirito in questa situazione che tendenzialmente è triste, fondamentalmente, perché vivere qua non è il massimo. Un'opinione, ti piace o no No, questa? personalmente sono favorevole, come no? E queste sono cose che si vedono a paese civile. E basta sposare a posto come Pescara, Roma, paese dove gente hanno collaborazione, che hanno senso di responsabilità. Vedi queste cose qua? E io, infatti, a vederlo così come è stato disegnato, dà senso di vivacità. E invece senza queste cose, senza questi disegni qua, sembra una scatola come eravamo durante il terremoto. Cosa del movimentato ci voleva? Sì, beh, carino, almeno dà un po' di vivacità. Qualcosa di diverso almeno, non sono tutte uguali queste case. Vi dispiace o meno che hanno fatto questo disegno? A me non mi No, dispiace affatto. ecco, a posto, non ci dispiace. Già non ci sta niente nei negozi né niente, almeno qualcosa di bello quando esci, subito agli occhi. Guarda, sono tutte e due belle immagini, quindi. Lei ci abita vicino, le piace o no il Bello, colore? sì, molto bello. Piace, se non le Beh sì, ha piace. fatto già complimenti al ragazzo. È bellissimo. Da quanto tempo ci abita lei qui? 5 anni. Quanto ci rimarrà? No. Un altro anno e mezzo. Come lavoro viene a prendere i bambini qui al progetto case, giusto? Sì. Diciamo, secondo lei i bambini comunque con queste operazioni, con questi dipinti, cioè, gli fa piacere? Gli rende più felice l'immagine, non è come i caseggiati, i classici casolari grandissimi, e gli dà piuttosto un'armonia felice. Ai bambini piace questa iniziativa? Sì. Questo è un villaggio di alloggi e basta. Sta vivacità è positiva secondo me, perché non ci sta niente qui, eh? Questo è un dormitorio. Ma quella che sta laggiù, che rappresenta? Una donna. No, siccome c'è anche una lacrima, Sì, è un po' se fa riferimento al 2009 del terremoto. Certamente, è sempre Vabbè, ricordo. questo. Vedevo che col motorino, insomma, avevi la testa in su per guardare il disegno, che ne pensi? Sì, stavo guardando, penso che è una bella iniziativa, anche perché sia per il fatto estetico, anche perché non c'è più nessuno qui a queste case, penso. In che senso non c'è più Cioè, nessuno? se ne sta andando molta gente, è pure un fatto per far venire un po' di gente, magari il motivo per far rivenire qui a vedere. Ma secondo me è una bellissima figura e sarebbe bella su tutte le case. Queste case tutte uguali. Così omologate, insomma, a me piace molto come cosa. Personalmente lo vedo come un segnale di gioia in una situazione in cui un po' di bello ce lo possiamo pure permettere, anche perché è a costo zero. Un giorno ti piacerebbe disegnare una di queste facciate del progetto case? Sì. Tu abiti qua, giusto? Sì. Che ci disegneresti? Quello che c'è disegnato qua. Vengo dall'Africa, abbiamo delle maschere che assomigliano un po'. A lei piace, signora? Sì, è bellissimo, bella iniziativa, qualcosa di molto particolare. Ti piace questo murales? Cosa ne pensano del murales? Se vi piace, se non vi piace? A me mi piace. Questo è bello che mi pare la Mariosca, quell'altro è stupendo proprio. Mi piace. Abiti qua a Bazzano, su questa piattaforma là. Una cosa caruccia. Sono belli tutti e due. Lei abita. Anche la mia nipotina ha detto che sono bellissimi. Tornando a casa, com'è lo trova? Un progetto positivo, negativo? Bene, male, bello, brutto? Penso che sia molto positivo, molto bello. Abbellirà questi palazzi, credo che sia bello, a me piace. Lei abita qui a Bazzano? Questo palazzo qui. Quindi proprio è diretto interessato, in un certo senso. Sì. Cosa colpisce di più? Ma gli dà un colore, una novità, un qualcosa di diverso. Non lo fanno sembrare quel progetto case tanto pesante che è causa quello del fatto che è stato fatto per il terremoto, capito? C'è una cosetta caruccia che gli dà una diversità, una serenità. Qua vengono a chiedere se vogliono fare qualcosa. Poi, se sono d'accordo tutti, lo fanno, se no no. Bisognava fare una sorta di referendum, come. No, no referendum. Ecco, anche un banchetto così la gente veniva a dare un parere. Essere molto bravi a fare tutte queste cose qua. Il capolavoro, è da ammirare, perché?
Io sono sempre molto propositiva per quanto riguarda l'arte, naturalmente, per cui tutto quello che si fa in città e che porta dinamismo, vitalità, gioia, secondo me è ben venga. Procede bene il disegno e abbiamo quasi fatto, finito. Che cosa ti ha portato a scegliere questi colori? Se ci spieghi un attimo la tua queste maschere che usi, se le fai sempre, se... Ma diciamo il personaggio è il character che è riconoscibile con il mio stile. In questo caso ho cercato di sposare la forma della struttura, quindi creando una composizione geometrica. Ho sfruttato il tema delle maschere perché penso che rappresentino sempre, no? Le varie personalità, le varie strutture che difendono l'uomo, no? Dietro a delle maschere ci si sente più protetti. E quindi questa apertura per arrivare a un'essenza, no? Una faccia vera, ma in realtà una faccia vera non c'è, perché tolte le maschere c'è sempre un'altra maschera. Quindi influisce il fatto di operare su un luogo così particolare, è nato insomma dopo un terremoto, come insomma alloggi di sfollati, influenza l'opera stessa, per te è neutro? No, hai avuto qualche feedback particolare? Penso che, a differenza di tanti altri posti, dipingere in questa specifica location è stimolante, perché comunque sono abitazioni senza personalità, cioè sono privi di una storia, di carattere, quindi magari facendo questi interventi le persone pure che ci abitano si sentono un po' più, come dire, personalizzate e non si sentono magari tutti uguali e numerabili, non so come dire.